come si chiama, perché è un nome un po' difficile. È della Pupsi Rainbow Surprise Makeup Surprise con 10 sorprese. Ci saranno i trucchi? Ci saranno dei trucchi, guardate, vedete? Ci saranno dei trucchi, ci saranno delle sorpresine varie, ci sarà anche dello slime. Poi lo faremo lo slime. Sacco di cose, ma certo che faremo lo slime. Ok, io direi che possiamo partire. Trova la cerniera e apriamo. Eccola. Eccola, vai. Caspita. Bellissima. Invece è un rossetto finto. È un rossetto finto. Allora, un portachiavi. Questo è un portachiavi, ma secondo me se lo apri c'è dentro qualcosa. Dici no? Ci sono delle bustine. C'è una bustina viola, un'altra bustina. Forse abbiamo sbagliato qualcosa. Apriamo. E cosa si trova? Wow! Un sacco di cose! Qua c'è anche scritto delle cose. Cioè 1, 2, 3 e 4. Lei ovviamente le ha staccate tutte, quindi non sapremo più qual era la 1, qual era la 2, la 3, la 4. Però abbiamo trovato il fogliettino. Oh, questo, io lo sapevo che volevi quello, guarda, non avevo alcun dubbio. Anche questo. Anche questo, questo. Dell'ananas. Questo, il pinguino, questo. Che belli che sono. Allora, vediamo, e qua ci sono tutti. Tutti quelli che si possono trovare. A me mi piace. Noi abbiamo aperto il rossetto, era vuoto, quindi probabilmente è dove andrà messo lo slime, credo. Mamma. Intanto guardate le bustine, che stile, c'è scritto smucci per ricordare Gucci. Apriamo. Boing. Cos'è? Sicuramente per fare lo slime. Quindi lo teniamo qui da parte e dopo faremo lo slime. Questo. Anche questi sono per fare lo slime. Poi vediamo cosa c'è di dentro. Vediamo com'è. Wow, è tutto glitteroso. Posso metterlo? Provalo, è azzurro. No! Non si schiaccia forte, lucidalabbra. Disastro! Aspettate che puliamo un attimo. E dopo disastro, Giada prova a mettersi il lucidalabbra. Non così tanto. Io muoio. Spalvatelo un po' su tutte le labbra. Allora, pronti? Ok, dai, adesso fai mamma. E ce l'abbiamo, azzurro, così, con un saporaccio, forse era meglio non metterlo. Me lo ecco metto. Qua il cucchiaino, lo montiamo. Dunque, fallo vedere. Ma non è per mangiare più. Ma questo unboxing, ragazzi, qui c'è qualcosa che non abbiamo capito bene. No. Buon appetito. Mangiando, c'è ragione, scusi, scusi signora se la disturbo, ma non è che possiamo aprire qualche altra bustina nel frattempo che mangia? Sì, questo bicchierino, ecco, bicchierino, oh. Bicchierino arancione con... ma è bellissimo, dai Giada, è stupefacente, vediamo se è un raro, un ultra raro o normale. Vabbè, buon appetito, signora. Ed eccolo qua, un regular. E si chiama adesso, ragazzi, ma come si fa a pronunciare questo nome? Ma me lo dite voi. Bamboozled. Bamboozled. Voglio dire una cosa. Questo rossetto. E questo qui è il nostro lucidalabbrino. Penso che lo slime verrà verde. È slime, ma sarà slime? Adesso dobbiamo capirci qualche cosa. No, perché guarda. Abbiamo trovato l'ombrettino dentro. Me lo metto. Te lo metti da sola? Sì. Proviamo. Mi sa che è meglio se te lo metto io, proviamo. Perché? Che non si vede nulla. Chiudi l'occhio. È bello, è tutto luminoso. Non è come il rossetto. No,
Il rossetto aveva un saporaccio, ragazzi, ve lo dico. Allora, abbiamo trovato le istruzioni in 156 milioni trilioni di lingue, ma non c'è l'italiano, quindi la leggiamo in inglese, ci proviamo perlomeno. Quindi abbiamo messo il rossetto, abbiamo messo l'ombretto. Adesso partiamo con lo slime. Prima fase, versiamo la polverina. Oh. Rovesciala tutta dentro. Wow, non ripartiamo il tavolino però, Ce l'ho tutta. L'hai messa tutta? Sì. Perfetto. Poi dobbiamo riempire due volte il bicchierino di acqua. Questo qua vedete da 15, in totale 30 ml. Questo è il secondo bicchierino. Dentro. Okay. Ok, ora si richiude con questo, col tappo. Scuotere, scuotere! Mischia bene tutta l'acqua con la polverina. Va bene? Sì. Allora, adesso dobbiamo mettere dentro a questo bicchierino questo componente qui. Lo so io come... No, lo apro io. Abbiamo aperto, è uscito un odore delizioso. Delizioso. E sono da mettere nel bicchierino. Queste pallinette. E adesso col cucchiaio le andiamo un pochino a schiacciare. Non so come mai vanno schiacciate. Boh. Adesso si mescola. Vado io. Vai, fai tu piano. Lei ride, io. Secondo me... Com'è Giada? Secondo te viene lo slime? Boh. Noi ci proviamo. Vuoi vedere che si sta formando? È un fluffy, visto? Sì, è un fluffy. Sembra proprio un fluffy. Eccolo qua, ragazzi, si sta formando, guardate. Ehi. Abbiamo preso il nostro liquido per lentine, così ce lo mettiamo nelle mani e riusciamo a non appiccicarci tutte. Ok, con l'aiuto del liquido per lentine siamo riusciti a renderlo uno slime poco appiccicoso. Ma adesso aggiungiamo il nostro lucidalabbra. Lo aggiungiamo? Dai, forza, mettilo qua dentro di nuovo e aggiungiamo. Ed ecco qua. Direi che è sufficiente, che ne pensi? Vai. Diventerà tutto azzurro, sai? Tutto azzurro e glitter. Un po' di ombretto, così mescola senza le dita. Ok, Giada vuole tentare con la bolla. È proprio super fluffy. Non è venuta proprio benissimo, ma è bellissimo, è morbidissimo, vero? Sì, è bellissimo pure. È verdino, wow. Questo si è allunga facilmente, stanno anche in giro. Proviamo a metterlo. Che bello! Sì, ciao slime! Quindi viva lo slime e noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao, mettete like, iscrivetevi al canale, un super bello. Ciao! Ciao slime! Ciao! Imparate a fare le bolle che io non riesco con questo slime. La scoppio io? No, non riuscite solo io.